tutti, benvenuti, buonasera, ciao a tutti, eccoci qua, buon martedì, attendiamo che tutti i nostri amici riescano a collegarsi con noi e vi diciamo subito che abbiamo un ospite veramente, ma veramente speciale. Buonasera Giovanna, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti. Allora, intanto ci colleghiamo subito con il signor Raffaele, così. Oh, eccoci qua, buonasera, in attesa che si colleghi anche la nostra ospite, ciao Giovanna, ciao a tutti, in attesa che si colleghi un po' di persone, io mi vedo un po', non lo so perché, mi vedo a metà. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Aspettiamo che si colleghi anche la nostra ospite, si colleghi un po' di persone, perché siamo un po' in anticipo, quindi poi inizieremo la nostra serata, la nostra diretta, la nostra, tra virgolette, ciao Amedeo, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ragazzi. Ciao Franci, buonasera ragazzi. Aspettiamo allora, che si colleghi anche la nostra ospite. La nostra ospite di questa sera. Che avete visto dalla storia, che si tratta di una cantante famosa, una cantante brava, una cantante bella. Chi più ne ha più ne metta, si era bloccato un attimo, sì, si era un attimo bloccato, però adesso è sbloccato, prima era si era un po' frizzerato, signor Gioele, lei, quindi. Allora, intanto facciamo così. Allora. Così la invitiamo, ok. Così. Buonasera, dice di buonasera a tutti ragazzi, benvenuti. Buonasera. C'è qualcuno che mi ha detto mandami la diretta perché magari non ti vedo e noi mandiamo. Allora, quindi, invitiamo mandiamo. I nostri amici. Massimiliano ultimamente dice che non ci vede. Ciao Flavia, buonasera a tutti. La cucinotte eccola sarà maiorica. Vedremo. Subito. Ciao Francesca, ecco qui ci siamo. Allora, vediamo un po'. 3, 2, 1. Ciao Lena, ciao a tutti, vediamo se si collega. Vediamo. Ciao Nino. Ah, è arrivato a Leonardo. Il tutto, ok, perfetto. Leonardo, perfetto. Poi ne parliamo insieme domani o giovedì. La nostra ospite. Vediamo. Collegata e collegata. Come mai? Cosa succede? Ciao Massimiliano. Io mando le dirette perché non amarmi. Ecco. Siamo in attesa di collegare la nostra ospite, che in questo momento non vediamo. Allora, più. Francesca, se riesci dal cellulare, perché a volte dal PC o dal tablet può dare dei problemi. Non so se sei già sul cellulare, però. Se riesci, invia la richiesta. Ritentiamo, perché normalmente la prima non è mai buona, però poi la si fa. Sì, certo, vediamo. Ragazzi. Certo. Aspettiamo allora. Che si colleghi. Vediamo. Cerchiamo di collegarci. Tutti stanno iniziando a salutare. Buonasera ancora a tutti i nostri amici. Io non la vedo, però nella camera non la vedo. No, anch'io in questo momento non la vedo. Si vede che sta facendo un aggiornamento o... Sì. Sarà collegato col cellulare perché non riesco
C'è Chicca adesso che si è collegata, mi sa. chicca se riesci dal cellulare, perché a volte il PC o il tablet Nino. può dare dei problemi, mentre invece col cellulare è più semplice. Nino sta cantando già la canzone, la sta scrivendo praticamente. L'attende perché Nino non ha appena visto la storia, sono caduto dalla scala, mi sono fatto male all'orecchio. Ecco, Leonardo, ci Mannetta. spiace, eh. Allora, intanto vediamo Allora. se riusciamo a ripristinare il nostro collegamento. Momento. Non la vedo collegata ancora, mi sa che è uscita per fare qualche aggiornamento. Intanto, voi avete visto Joele, ma se sì, ecco, perfetto, ora le arrivano anche le proposte di matrimonio. Comunque, Non è il al momento, di là ragazzi. di Poi, quello, però non è il vogliamo anche sapere a momento. Leandro Baldi. Massimiliano, ci Ci proviamo, però non proviamo, ci garantiamo proviamo. Non perché. garantiamo, però ci proviamo. Però vogliamo. Ok. Allora, volevo dirvi che, come avete visto dalla storia, la nostra ospite è Francesca Lotta, che in questo momento cercheremo di collegare. Ecco qua, adesso è rientrata, puoi riprovare adesso. Eccola, Francesca, Eccomi. andiamo. Ok. Vai. Non amarmi per cambiare il mondo. Ok, la sta cantando tutta. Eccola qua, che Ecco c'è, signore e qua. signori, Francesca Lotta è Ciao. con noi, Ciao. Non mi sembra vero. Mamma mia. Bellissima, E grazie. infatti, Eccola qua. grazie Francesca. È un piacere stare con Bellissima. voi. Tutto bene, Nino? Grazie. Tutto Tutto bene, bene. Francesca, grazie. Sei sempre, sempre, sempre più bella. Gli anni non passano. Infatti, gli anni non passano per te. Buongiorno. Non È passano, non vero. passano. Proprio, innanzitutto, grazie. Qui stanno arrivando già Grazie a fiori, voi. cuori. Grazie a voi. Grazie a voi. Noi abbiamo un po' di domande da farti per appunto ripercorrere un po' quella che è stata la tua carriera, che conosciamo tutti, però ci sono i nostri amici che appunto sono felicissimi e onoratissimi come noi di averti qui. Grazie. Ecco, allora Francesca, innanzitutto i complimenti è inutili per farteli perché appunto per te il tempo non è proprio passato. Sei com'eri a non amarmi, così sei oggi, Ci dobbiamo vedere quindi. più spesso, sai? Non è vero. Allora, iniziamo. Prego. Per Francesca, quando hai capito che la musica poi sarebbe diventata quella che è la tua professione? Sì, che sei figlia d'arte, che tuo papà era il grandissimo Filippo Lotta, però diciamo che non tutti seguono le orme dei genitori. Quindi tu Beh, quando vai. io diciamo ero proprio piccola quando avevo 9 anni e mezzo, quando ho cominciato a studiare al conservatorio, primo violino, perché mio Wow. padre diceva, da saggio che era, meglio che studi violino perché in un'orchestra ci sono tanti violini, mentre in pianoforte te ne ho solo un pianista, quindi Giusto. papà, pensando questa cosa, Era no, lungimirante. non mi dico, ma insomma, mi aiutò a fare questa scelta, che però io non riuscii a, non mi piaceva suonare, mi piace il suono del violino, ma non mi piace suonarlo. Ah, Quindi ok. io avevo sempre in casa, avevo il pianoforte, quindi da bambina giochicchiavo anche piccola, Sì. piccola, avevo il pianoforte, era la mia passione. Quindi vedendo che mio padre, chiedevo a mio padre, papà, io voglio suonare il pianoforte. Sì, domani vado, domani non andava mai. Allora io a 11 anni sono andata dal preside e sono andata lì e ho detto io non voglio più suonare il pianoforte, va bene, non Wow. sono da, diciamo da lì, quando ho fatto conservatorio, praticamente lì all'interno del conservatorio hanno scelto le voci più belle, più intonate per fare un coro. E da lì, quindi già avevo 9 anni e mezzo, andavamo in giro per tutta la Sicilia facendo concerti nei teatri, nelle chiese, di musica classica. Wow. Contemporaneamente, il mio maestro di solfeggio, il Sì. grande Nuovo, che spero sia in linea e lo saluto,
Praticamente lui formò un coro polifonico bellissimo, I Cantori Nuovi di Torino Nuovo, sì. Dove sì. con lui ho fatto veramente delle esperienze incredibili, perché facevamo non solo musica classica, ma facevamo anche musica tipo pop inglese, anche Michelle, da Aquarius, solo voci. Quindi è stato veramente un grande allenamento, perché cantare mentre a fianco a te c'è un'altra persona che fa un'altra melodia, un'altra cosa, è veramente una cosa molto di forma. E addirittura pensa che questo grande Norino Buongo, che io adoro, questo mio maestro di solfeggio, praticamente affittò un garage enorme nel centro di Palermo, e tutti noi bimbi ci siamo messi a fare proprio con le sapine, con i porta uova. Questo garage, tutti quanti, è una cosa bellissima, una partecipazione, un amore, una passione. Bello. E venivano addirittura allora altri strumentisti, tipo, che ne so, veniva la Franco Cerri, che all'epoca era il top, famosissimi, e venivano a cantare con noi. È diventato veramente col Brass Group, facevano tanti concerti. Il Brass Group era veramente un ciclo pazzesco per la musica jazz. Insomma, diciamo che ha avuto delle basi ottime grazie a questi maestri, insomma, per me, che mi hanno formato tanto. Credo che lo studio, poi ho studiato anche 3 anni lirica, quindi dai 16 anni, perché prima non è il caso di studiare prima, perché devi trasformarti bene e quindi potrebbe creare problemi. Quindi diciamo che è stato un percorso naturale, ecco, e sono stata fortunata, perché ci sono tante persone che vedo che devono decidere che cosa fare di lavoro. I miei figli stessi, no? A volte molte difficoltà, e molto spesso i giovani non hanno questa passione che li proprio rende, no. diciamo e che ti aiuta tanto. Però diciamo che in te è proprio nata con te la musica. Ora, cioè, quindi... Grazie a mio papà, che mia sorella è soprano, sì? Mio fratello è tenore per lui. Wow! Di Palermo. Quindi diciamo che è una famiglia canterina, un po' magica. Bellissimo! Era bellissimo quando ci riunivamo, purtroppo papà non c'è da tanto, ma era bellissimo con lui riunirsi e cantare tutti insieme col pianoforte. Bello. È il suo pianoforte che mi è stato regalato. Wow, bellissima, proprio. Complimenti a tutti voi della famiglia. E complimenti a papà in primis. Allora, quando invece hai iniziato a muovere, poi sei cresciuta, hai iniziato a muovere i primi passi e facevi parte delle compilations, ti ricordi? A Domenica in 88-90. Sì, prima ancora ho fatto parte del pubblico. L'anno precedente c'era Marisa Laurito. Sì. Che ricordi hai di quel periodo? Oddio, io sono sempre stata un pochino... diciamo diverso, non sono una mai che ha voluto scontare, per cui magari un pochino mi trovavo in difficoltà in questo, mi tenevo un pochino in disparte. Sì. Però diciamo era bello, perché comunque facevi il tuo lavoro, cioè cantavo in quel periodo stesso, mi ero trasferita da poco a Roma, non avevo soldi. Ricordo che avevo affittato con grande fatica dopo qualche mese, perché sono stata prima da mia zia, però mia zia poverina, io tornavo magari a fare un concerto a Sezze, che era lontanissimo, quindi per me andavo lì e ritornavo alle 3 del mattino. Una volta mia zia si svegliò nella notte spaventatissima, che pensavo fosse le ladri, non posso più continuare così. Quindi mi trovai in un locale che era 18 metri quadri. Mamma mia, niente. Appena aprivo il divano letto. Sì, non si apriva la porta, non si muoveva più. E mi ricordo con grande, diciamo, affetto quei periodi, perché praticamente io mi ricordo, ho trovato qualche anno fa un quaderno
dove io appuntavo tutte le spese, le entrate, le uscite, perché avevo proprio pochissimo, mi sono fatta piano piano, mi sono prima comprata il frigorifero, e poi bello però così. prima di tutto mi sono comprata lo stereo piccolino, però Sì. tutto fa Che un bello. grande partito, facevo 3 lavori contemporaneamente. Quindi in quel periodo ricordo che sia stato un paio di mesi che non avevo neanche da mangiare, non ho mai voluto dire niente ai miei, perché sono orgogliosa, devo farcela da sola, capito? E allora Brava. mi ricordo che in quel periodo mangiavo tipo pasta e patate, patate in tutti i modi, le uova, cercavo di mangiare la pasta. È stato un periodo difficile, però lo ricordo con un tono perfetto. Eh sì, Questa è la diciamo la... Ecco, gavetta, ragazzi, questa si chiama bravo. la gavetta. Questa si chiama la gavetta. La gavetta, la vera gavetta della Sì. vita innanzitutto e poi di tutto il resto. Io devo dire che Quindi... non ho mai avuto niente di facile nella vita, ho sempre dovuto combattere, però questa cosa mi ha dato la forza di diventare una guerriera, perché io adesso sono una guerriera, riesco a Brava. combattere veramente tante le cose, è una forza che non Lo questi anni sappiamo. mi hanno formato, mi hanno aiutato, capito? Probabilmente se avessi Sì. avuto tutto più facile non avrei avuto Diciamo questa forza, capito? E che quindi noi... questo periodo lo ricordo bene, perché mi fecero fare il provino a tutte le ragazze che c'erano lì. E chi diciamo, aveva spiccava in qualcosa, comunque faceva, si diciamo, esibiva. Io poi a un buon compagno venne l'idea di fare un gioco di squadra, cioè di fare concorrere tra noi e vedere Ragazzi. chi vinceva. Io ero con una squadra che era la squadra gialla e Sì. abbiamo vinto in quella squadra. E l'anno dopo eravamo con le compilation, praticamente c'era anche Sabrina che era con me l'anno precedente, ed eravamo queste compilation. Ricordo con affetto, anche con calore, quel periodo comunque dove veramente era faticoso, faticoso. Brava, Però brava. Era faticoso, bello, però era bello. Diciamo che era anche bello. la vera TV, quella lì che adesso purtroppo non c'è più. Questo Quindi. lo devo dire con dispiacere, cioè nel senso che vedo che molto spesso, non tutte le tese, però molto spesso non si prova neanche o si prova velocemente. All'epoca, io ricordo che provavamo veramente per ore e ore e ore, anche giorni, Sì. era tutto molto studiato Sì, assolutamente, non poi c'era niente lasciato al caso. buon Adesso compagno è era un po' colì, era veramente così. bene, sì, come va, va, perché l'improvvisazione da una parte può essere anche carina, però un minimo, Adesso adesso abbiamo esagerato un li pigliamo da una parte, li mettiamo da un'altra, diciamo vai, cioè adesso è tutto così improvvisato, tutto così che dura da Natale a Santo Stefano e pochino tutte poi sì. ecco, diciamocela tutta. Allora, dopo diamo lo spazio anche a tutti i nostri amici che ti stanno Eh facendo i sì, complimenti. ragazzi, Ho dopo sto visto, scrivendo. Io sì, non mi vedo, aspetta. dopo, ad esempio Leonardo, c'è c'è. Marco Zingaretti che è entrato e ti Ah, saluta, dice amica, Marco! amica, amica, noi lo salutiamo Marco, Bello, che ciao. sperando di conoscerci poi un giorno dal vivo, perché diciamo che con questa pandemia che c'è stata, sperando che siamo verso la fine, io dico che c'è stata perché dico speriamo che appunto siamo verso la fine. Ci siamo conosciuti tutti, i social sono stati veramente di grande aiuto e quindi ci siamo conosciuti un po' virtualmente tutti e Sì. È sperando un giorno di incontrarci dal vivo. stato veramente un grande aiuto. Io ho fatto anche una trasmissione da casa. Io ho avuto un bruttissimo periodo dove ho avuto Sì. purtroppo un problema oncologico serio, Sì. e quindi ho fatto un intervento e tutto quanto. Nel periodo appena ho finito la radioterapia, il giorno dopo è cominciato il lockdown. Yeah, Ecco, bravo. boh. Fantastico. E allora, ti giuro, ero talmente. Avevo bisogno proprio di avere contatto con la gente, perché tra l'altro per fortuna ho avuto la fortuna di avere delle grandissime amiche che sicuramente mi seguiranno in questo momento, Sì, Chicca, sicuro. Chicca era collegata, la sì. nonna di Chicca Maria, che io Ciao, non finirò Chicca. Ecco. mai, mai di ringraziare, che sono state vicino a me per 5 mesi, donandomi il loro affetto e aiutandomi durante appunto questo periodo della radioterapia, eccetera. E con loro abbiamo fatto questa casalotta. Questi Sì. collegamenti da casa che sono andati veramente molto bene, sono piaciuti moltissimo. C'era sempre fissa con Fioretta Mari, tante cose, Mara, erano tutti molto diciamo. belli.
È veramente grandissimi bellissimo, no? Sì, bello, bello. Vincenzo, Vincenzo, una cosa fatta bella. Bene, comunque, sì, sì. Qui ti stanno scrivendo tutti. Lo dicevi tu, nella pandemia sì. Bisogna trovare anche le cose positive, no? Cioè io brava. Mi sono ritrovata con tante persone, è stato bello, per me è importantissimo. E poi ho ricominciato a scrivere, poi ne parliamo se volete. Infatti. Infatti qui dicono vogliamo, cioè grazie a Notar Nicola che dice vogliamo Casalotta, c'è il nostro amico Massimiliano, Mec Uomini e Donne, viva Francesca Grandalotta, c'è Nino che ti manda cuori. Cioè, dopo diamo tutti ragazzi, dopo le domande. Grazie per le domande. Infatti, conservate, sì. Preparate le domande che dopo Francesca è qui che risponde a tutti. Io non vedo scorrere, purtroppo non so perché si è bloccato tutto, non so, e non riesco a vedere tutti i vari commenti. Te li leggiamo poi noi, te li leggiamo tutti. C'è pec.anna che dice la cicciuzza. questa ragazza che io li chiamo gli alottini per sì, sì, giusto, è giusto. Così, sì, si sono giusto. Chiamati loro alottini e da allora li ho chiamati anch'io sempre alottini. Allora lei, Anna, è una delle mie amici, proprio una di quelle appunto proprio dall'inizio, addirittura dalle sì. Compilation, eccetera. E mi ha sentito in un'intervista e da lì proprio non mi ha più mollato da allora e veramente grazie. Una lottina doc. Poi c'è Samuela Giove che ti saluta da Brindisi. Samuela Giove che ti saluta da Brindisi. Grazie, quindi, tutti. Ragazzi, dopo andiamo. Allora, nel 91 arriva la vittoria al Cantagiro con Chiamata Urgente. Dopodiché, nel 92 c'è la sezione novità, ecco, diciamo il grandissimo passo quello, perché con Aleandro Baldi e Non Amarmi vinci questa sezione novità del Festival di Sanremo. Ecco, ora 92 hai vinto con Non Amarmi, poi hai partecipato a un altro Sanremo, ecco Gioele che mette il sottofondo, hai partecipato a un altro Sanremo con Un Anno di Noi. Sì. Ora, secondo te, innanzitutto a quale delle due canzoni sei più legata? No, entrambe. Entrambe. Però, come mai Non Amarmi sembra intramontabile? Cioè, che segreto c'è? È una canzone strepitosa, una canzone bellissima. Io devo dire, ho avuto questo produttore che era Giancarlo Pigazzi, sia per Non Amarmi, sì. Sia per Un Anno di Noi. Sì, grande. Devo dire che lui era un genio. Dire poco, un genio, però, brava. Ci abbiamo lavorato per sei mesi. Non Amarmi è stata costruita sulla mia voce, sulla voce di Aleandro per sei mesi, perché in realtà io mi sono un poco diciamo abbassato un po' la tonalità, perché se no per lui diventava troppo alta, quindi troppo alta, lui sì. Ho trovato finalmente un promesso. Però sono proprio studiato una domanda risposta per chi capisce di musica, continuamente modula da do, mi bemolle do, quindi c'è tutto un intreccio, una cosa, è sembra una canzonetta, ma non è per niente una canzonetta, no, sono molto pensata, lavorata, eccetera, e tra l'altro è stata definita da Jennifer Lopez come una delle canzoni più belle degli ultimi 20 anni. È vero. Due versioni con Mark Anthony, come la nostra storia. Normale è l'altra invece. Sì. Ed è stato un successo in tutto il mondo, in italiano. Ecco perché lei l'ha conosciuta questa canzone, grazie al fatto che era già famosa in tutto il mondo in italiano. E abbiamo avuto la sfortuna di non avere l'appoggio, diciamo, della casa discografica a un certo punto, perché ci chiedevano di fare versioni in tutto il mondo. Purtroppo la Disco Ricordi è diventata BMG subito dopo e c'è stato questo problema. Se no, sicuramente avremmo avuto ancora più eco in tutto il mondo. Ma è una canzone che tutti stanno scrivendo, un evergreen. Sì, una cosa che non sai, praticamente sono venuti i giapponesi della King Records a chiedere di far uscire il mio disco in Giappone. È uscito in Giappone il mio disco, Un Anno di Noi. Un Anno di Noi, italiano, sì. Cantando, però.
Come? In italiano, Non italiano, cantate in italiano. Non mi riesce ancora. No, non è neanche Posso facilissimo, migliorare? diciamo. Però anche Un anno di noi come canzone, cioè sono, secondo come la vedo io, Non amarmi l'abbiamo sempre canticchiamo e continuiamo, ma anche Un anno di noi, cioè io la canto spesso, a me piace tantissimo. Infatti, Grazie, quando ci siamo, è bellissima, quando ci siamo sentiti con Gioele al telefono, che abbiamo nominato questa canzone, cioè Un anno di noi, abbiamo iniziato a canticchiarla, cioè è proprio in vero. automatico. E poi Francesca, io ti ho ascoltato, ti abbiamo ascoltato tutti da poco in TV ai top 10. Tu hai una voce ancora, cioè ragazzi, fai sognare, cioè strepitosa, una voce Allora, strepitosa. io penso. Complimentoni. Lo sai perché credo che non bisogna mai smettere di studiare, cioè È vero. di affinare, di cercare di migliorarsi. Nel momento in cui penso che tanto ormai sono arrivato, basta, finito. Invece bisogna continuare a crescere, a studiare. È importante perché la musica, se ami veramente la musica, se ci metti proprio la passione, non puoi pensare di essere arrivato. Cioè, è un continuo stimolo, una continua voglia di andare oltre i tuoi limiti, di continuare a fare meglio, di emozionare sempre di più, Brava. di scoprire se stessa proprio nel fondo dell'anima per poterlo trasmettere agli altri. È come un attore, no? Che deve scoprire anche se stesso. Io sto migliorando anche perché sto cambiando io, e sto cambiando perché sono diventata più forte, più timida, perché prima ero proprio. Sono sempre un po' timida. Però prima addirittura, cioè io cambiavo strada, cioè andavo sull'altro marciapiede, se arrivava qualcuno perché mi vergognavo, diventavo subito rossa. Ecco, ero quei limiti. Infatti, Sì. nel primo programma, io mi ricordo che mentre cantavo mi tremava il labbro. Diciamo che quando hai fatto Meno Sanremo, Francesca, che sei arrivata con Alejandro Baldi e sei uscita, diciamo che dal palco c'era questa ragazza bellissima, semplicissima, ma cioè nella sua semplicità bella, perché comunque è bella, e con questa voce e ha incantato tutti, eh. Cioè, è male. stato Grazie oltre a alla tutti. voce, oltre alla Ma voce ripeto, che è tutto, ma anche un po'. non ho dato il meglio di me perché sicuramente c'è questa proprio me la facevo No, proprio. no, no, no. Hai Però dato il meglio di ma la te. storia, lo sai che io non avevo praticamente non avevo un truccatore personale, i vestiti li ho comprati a Sanremo perché Comprati in loco, questa lo in sapevo. loco. Abbiamo saputo all'ultimo momento che eravamo a Sanremo perché molti della nostra casa di discografia non ci credevano in questa canzone. E Tranne invece? il nostro direttore artistico, purtroppo non c'è più, Mario Ragni, che lui ci ha creduto così tanto e noi abbiamo combattuto proprio per averci lì. Però noi non Sì. eravamo certi, quindi noi praticamente all'ultimo momento siamo convinti che tramite i media abbiamo avuto la conferma, perché l'anno precedente dovevo andare a Sanremo e all'ultimo momento è cambiata la situazione. Quindi ormai io non ci credevo. Dico, vabbè, Ecco. sì, vediamo. Quando escono i giornali, ok, allora ci crederò. E allora ho aspettato questo momento effettivamente e dico, ora che mi metto? Cioè, cosa succede dopo? Non avevo nessuno che curava il look, non c'era nessuno, niente. Quindi io mi sono presentato, mi truccavano della Rai così velocemente, ma poco poco. Sono andata, ma non era studiata, sono andata così perché ero così, cioè, come quelle di tutti i giorni, insomma. Non è che. Vedi, Però è quello che ha io credo. colpito tanto, Bravo, quello ha sì, proprio colpito anche tanto, quello, per quello. assurdo. Brava, quello, perché Vero. ripeto, la voce hai dato, cioè, se non hai dato il meglio di te in Non amarmi, cioè, non, cosa potevi dare? Cioè, sei stata bravissima, però ripeto, questo aspetto di questa ragazza, bella ma semplice, e quindi, cioè, poi eravate, si vedeva che voi due, ecco, una domanda che volevo farti, il portare una canzone in un duetto. Bisogna essere amalgamati con le voci e anche andare d'accordo, io penso, no? Essere tra virgolette una sola cosa. Sì, Tu e anche se non Alejandro, sempre così, anche se non sempre sì, proprio così. però tu e Alejandro si vedeva, cioè eravate proprio come due grandi amici, come due persone appunto oltre che bravi, ma Affiatati. proprio affiatati, ecco. Quindi anche adesso avete questo rapporto. Sì, assolutamente sì.
Quindi vi sentite. Cioè io sono molto materna, sono proprio nata mamma, purtroppo non ho potuto avere figli, ma sono nata proprio mamma, con l'istinto materno. E quindi io tendo a coccolare le persone che mi stanno vicino, specialmente se vedo che qualcuno è in difficoltà, mi viene proprio l'istinto di aiutare, no? Quindi è una cosa proprio innata. Anche se, guarda, ti racconto un episodio, perché Aleandro è pazzesco, Aleandro fa delle cose che uno dice, non è possibile, va in bicicletta, si è buttato col paracadute, cioè, chiaramente non da solo, ma per dire, fa delle cose incredibili, è una persona straordinaria da solo, cioè. E io invece quando eravamo noi, che eravamo sempre in giro così insieme, io all'inizio gli tagliavo la carne, preparavo tutto quanto, gli sistemavo, gli giravo il zucchero nel caffè, gli preparavo tutto quanto. Un giorno mi stavo parlando, ero distratta, stavo parlando con qualcuno, non mi ricordo chi, sì. E in giro vedo lui che si stava girando lo zucchero del caffè. Ma lui, disgraziato, ma allora lo sai fare? Dico, certo, ma io non vedo, ma non sono scemo, mi fa piacere. è tremendo. Un grande. Ci divertiamo insieme, giochiamo, amiamo le stesse cose, ci piace leggere le stesse cose, perché lui, per esempio, uno dei libri che noi abbiamo letto, io che amiamo moltissimo, che abbiamo aggiornato la Newton. Io mi ricordo, è molto bello, veramente. E, anzi, invito a leggere quel libro, perché dà la voglia proprio di non accontentarti, di andare oltre i tuoi limiti. Questo è un messaggio molto importante. Ripetiamo il nome così tutti se lo segnano. Il Gabbiano. Jonathan Livingston. Ok, è veramente bellissimo. Tra l'altro si legge velocemente perché è molto breve, quindi è Bach, mi pare che si chiami l'autore. Okay. E insomma, noi abbiamo veramente questo grande affetto, quindi penso che anche quello è stato anche una cosa che ha aiutato anche, diciamo, l'attenzione a entrare subito nel cuore delle persone, perché poi non amarmi parla di un argomento molto importante. Allora, non è libro mi... il libro però lo conosco, dell'amore, no? Di una persona che ha un problema, un handicap, che si sente a volte, ha paura di essere amato, non per quello che è, ma perché il senso della pietà. E quindi, guarda che è un argomento molto importante, perché io mi ricordo che fino al 92, infatti alcuni distografici non ci credevano, perché dicevano sì, il cieco, l'abellone, non farà mai, non si crederà mai questa storia. Perché non era credibile questa storia d'amore, in pratica. Sì, infatti. Vabbè, non può essere una cosa, perché all'epoca non si parlava degli handicap, si cercava invece è arrivata questa canzone e ha fatto capire che l'amore, i sentimenti non sono un limite per tutti, e che non vuol dire niente, l'amore va oltre tutto, cioè, guarda che è un messaggio molto importante, e tante coppie, forse ci sarà anche che ci starà seguendo un'altra lottina, che si è addirittura sposata con un non vedente, proprio grazie a questa canzone ha superato che questo. Che bello! Cioè, e questo per me è una cosa immensa, capisci? Bellissimo. Cioè, il nostro lavoro possa essere servito in qualche modo a spostare questo non voler parlare di questo argomento, perché è molto importante invece avere rispetto e comprendere. Io addirittura una volta, un giorno mi sono messa una cosa sugli occhi, va bene, per tantissime ore, perché volevo capire che cosa provava Aleandro. Perché è importante comprendersi, aiutarsi. Belle parole. Empatia. Mettersi nei panni degli altri, che ormai non c'è più. Guarda, allora il libro l'hanno letto in tanti, c'è Nino, c'è Enea che dice che insieme a Piccolo Principe, tutti, tantissimi.
Poi c'è chi ci chiede di salvare la diretta, lo faremo ragazzi, anzi, c'è chi ha scritto che sei una persona che tende la mano, la ragazza che si chiama Barile di cognome, ha scritto che sei una persona che tende sempre la mano e si vede e si capisce le tue parole, e infatti volevo arrivare a questo perché, non so, tu ti eri anche forse collegata quando noi abbiamo fatto la diretta con Ivan Cozzini, sì, e sì. Quindi mi collego a quello che hai detto appena adesso, anche lui dice appunto quello che è handicap adesso di portarlo in TV, di cercare di creare anche un po' di televisione, anche se lo stanno facendo adesso, è già un mondo diverso, sì, sì, molto già diverso, tutto molto infatti diverso. Però allora io un'altra cosa che vorrei fare, una bella battaglia, perché vedete questi come si chiamano, questi cose che noleggiano bici e altre cose, lasciano così per la strada. Ah sì, gli skateboard lì, quelli là, i monopattini. I monopattini, questi monopattini, sì, lasciati così, sono pericolosissimi per le persone che non vedono. Dovreste fare attenzione a pensarci a queste cose. Le persone che devono, in qualche modo, hanno difficoltà a muoversi. Magari sono su una correttina, sono dei problemi gravi, quindi mi raccomando, dobbiamo avere attenzione. Sì, perché rispetti. Li buttano così, li buttano ovunque questi monopattini, ovunque, una volta. E quindi tu sei impegnata anche molto nel sociale. Moltissimo. Quindi soprattutto contro la violenza sulle donne. Anche. E contro la violenza in genere. In genere, sì. Io non tollero né le violenze sulle persone, sugli animali, non tollero nessun tipo di violenza, perché credo che la vita sia meravigliosa quando c'è amore. L'amore riesce, ma non voglio fare però l'amore è una cosa bellissima, ti porta a vivere con un'intensità le cose, con una gioia. Chi non trova amore sta male, non capirà mai cosa vuol dire. Vivere in armonia e in amore verso questi e gli altri, ecco, questo. E a me dispiace che molte persone magari non possano provare queste cose. E tu tramite la musica trasmetti questo tuo amore, questo tuo andare contro appunto ogni forma di violenza, e hai scritto anche appunto delle canzoni. Ho scritto una che parla di una storia mia, diciamo, che ho vissuto con uno stalker, mio ex. Sì. A volte anche le violenze psicologiche non sono da sottovalutare, perché a volte le violenze psicologiche sono veramente quelle peggiori. Perché non l'autostima, e infatti un'altra di queste battaglie è quelle che vorrei fare. Di aiutare le donne, soprattutto dall'adolescenza, perché è lì che comincia, che c'è il seme proprio della mancanza di autostima. Da lì incomincia a volersi bene, a capire che non meritiamo di stare male, per nessun motivo. Perché l'amore vero non è assolutamente fatto di persone che ti vogliono prevaricare o che ti fanno sentire che sei nulla. Invece anche aiutano il tuo modo di essere, ti aiutano a essere sempre più matura con te stessa, stare bene con te stessa. L'amore vero è quello, però molto spesso non lo riconosco. Io guarda, adesso perché sto attraversando anche un periodo così, ma appena mi sistemo un po', parto con la grande, con tanti progetti, sto pensando anche a un altro progetto per gli animali insieme a una mia carissima amica, che era tra l'altro vicepresidente della LAV, adesso si è dimessa, ma stiamo facendo con lei una ASL per gli animali. Oh, ma che bello! Bellissimo, che bello. Tutti si possono. Io in questo periodo ho avuto purtroppo una cagnolina che ha avuto diversi problemi e poi purtroppo non ce l'ha fatta. Anche la mia, un mese esatto fa. Guarda, capisco. Non posso, non riesco a parlare. Ecco. Voglio dire. Io ho fatto una grande grazie all'aiuto di alcuni amici, mi hanno aiutato a fare questo, a pagare queste cose, perché non sapevo come fare. E devo dire che
mi sono veramente dico, non è possibile, non è umanamente giusto che per fare una risonanza si debba pagare 900 euro, cioè, oppure altre cose, altre, cioè, non è giusto, perché la gente ormai lascia i propri animali che purtroppo non può curarli, e non è giusto. Cioè, quindi stiamo cercando di fare quest'anno. Dove la gente che ha un reddito più basso di non so, 10.000 euro, eccetera, possa accedere con un piccolo ticket a tutti i servizi, tutte le cose, perché è giusto. Bella questa cosa. Che la gente non possa vabbè, Francesca, ti dico, no, ti dico, noi di belle persone. Significa tutto, significa occuparsi di tutte le persone, di star bene. Però devo dire la verità, io mi permetto di aprire solo questa parentesi, di belle persone ne abbiamo intervistate, ne abbiamo conosciute sia dentro che fuori il web, e io sono un amante degli animali, Gioele mi conosce bene, ho tanti animali, avevo 3 cani un mese fa, da un mese ne ho 2 gatte, tutto, io sono, cioè, adoro gli animali, questa è una cosa bellissima, se forse l'unica che questo, cioè, che, a cui ho sentito dire, spendere delle parole un po' di più verso gli animali, che, cioè, che vuoi fare, appunto, creare un qualcosa. Questo grazie, è un bellissimo progetto e ti dico grazie. A nome di chi come me ama gli animali. Di tutti. Sì, sì, certo. Quindi certo. Grazie a nome di chi ama gli animali, a nome degli, e anche dagli animali. Quindi io ce l'ho tutti al piano di sotto adesso perché sono su. Lo meritano perché sono esseri speciali. Sì. Ti danno tanto amore, non ti tradiscono mai, cosa che purtroppo invece mi è capitato spesso. E poi sanno dare tanto di, cioè, quando ritorni a casa io ho cani, gatti, gallini, sì. Io qua è bello, non è... Sì. Quando torni a casa ti riempiono, perché purtroppo sono rimasti solo in 3 gatti, ma tutti sì. trovatelli. Sì. Non comprate gli animali, no, prendete i salvate, canile, salvate di tutti, adottate. Anche perché sono più sani, sono. Capito, questi incroci che purtroppo portano sempre malattie più importanti, quindi cerchiamo di essere, insomma, di aiutare questi animali. Sì. Le canici sono qui, saranno riconoscenti a vita, cioè, ti danno un amore, che capiscono proprio che tu li hai salvati. Brava, brava. Ti trovate nelle strade, così. È brava, brava, brava. Allora, poi, cosa, io ho cominciato sì. a scrivere. Ecco, infatti, volevo arrivare lì. Vai. Ho cominciato a scrivere e guarda, ieri ne ho fatto un'altra, bellissima, guarda, non vedo l'ora di farvela sentire. Ma uno degli argomenti di questo, adesso sono arrivata credo a 7 brani, ho scritto nuovi, musica e testi, è tutta una cosa che per me è fantastica. Ho scritto una canzone dedicata alla storia, grazie, devo dire, ringraziando il mio chitarrista Paolo Romaldi, che lui veramente insieme, lui si fa gli accordi, io mi metto per le melodie, quindi è una cosa magica. Paolo, con Paolo Romaldi abbiamo fatto una specie di unione pazzesca, cioè c'è un'affinità mentale e stiamo facendo delle cose straordinarie, guarda, veramente sono molto contenta. E praticamente bene. Questa canzone è dedicata alla storia di della figlia di una mia ex amica, che praticamente preferiva vedere la figlia morire di un'anoressia, perché non mangiava più, pur di accettare il fatto che fosse gay. E quindi io l'ho aiutata, ho cercato di farla andare, cioè, lei da quel momento mi ha odiato, la madre, ma la menava pure, insomma, una situazione proprio di una follia. E quello è importante, secondo me, dirlo ancora, perché sembra che oggi sia molto meglio, ma non è ancora risolto il problema, non vengono accettati. No, infatti. Ricordare la persona, quello che è la persona, al di là dei suoi gusti sessuali, ma questi sono fatti suoi. Ma guardare l'essenza, ma chi sei? Io voglio amare te per quello che sei, non mi interessa che cosa preferisci. No? E questa è una chiama diversa, questo film. Bello. E sono molto contenta perché... Quando li potremo poi ascoltare?
Non ho ancora un produttore. Appena troverò il produttore o comunque troverò la formula per farli, io al più presto spero di farli, perché sono veramente molto, molto, molto belli. L'auguriamo. Ecco. Io ti faccio i miei complimenti perché appunto c'è Anna che scrive, ma vi rendete conto che animo nobile è la persona con cui state parlando? Cioè, l'abbiamo capito, noi la seguiamo da anni, quindi perciò ci siamo anche permessi di appunto chiederle una diretta perché la seguiamo da anni. A noi è sempre piaciuta, a noi come a tutte le persone che ci stanno seguendo. E devo Grazie. essere sincera, stasera stiamo scoprendo veramente quello che immaginavamo, stiamo avendo conferma della persona appunto splendida che sei. Grazie, grazie mille per la Grazie. persona che sei. Siete molto carini tutti e due, veramente Grazie è mille, un perché è piacere vero, mio, veramente. è E cioè, vero. dai, ci vedremo sicuramente quando parleremo, affronteremo queste Certo, battaglie. Certamente. tutte, Abbiamo tutte, bisogno dell'aiuto tutte, di tutti. ma sicuro, ma Molto volentieri. sicuro. Guerrieri Poi, fino in fondo. infatti, tu sei una guerriera, tu sei una guerriera. Senti, Assolutamente sì. se ti riproponessero di partecipare a un reality di nuovo, perché tu nel 2004 hai partecipato a Music Farm, 2004 E poi ho fatto Ora era Mai Più, se. quindi due, E diciamo che se Ora non Mai andiamo Più, sì. a Ma più. diciamo che Ora Mai Più è un reality, più che un reality era già Sì, una non era trasmissione, proprio ecco, un non come. A quale reality dicessero, Francesca, scegli tu. Grande Oddio. Fratello, Pechino Express, Isola l'Isola dei dei Famosi. Famosi. Oddio, l'Isola dei Famosi è bello perché c'è il mare. Io sono un'appassionata. Penso che io ho preso la A me patente nautica piace. perché Ah, io ecco. adoro. Non ho la barca, non ho la barca. Però Va ho la bene, patente però c'è la nautica. patente, quindi. È qualcosa, è Infatti, infatti. qualcosa. E quindi per il mare mi piacerebbe quello, però ecco, il pensiero già di non mangiare, quello mi piacerebbe un po'. Non è Spero farmi quello. vedere, perché potrei dimagrire, quindi diciamo, forse quello, forse. Tanti ci vanno per mettersi un po' in linea, eh? Ho Tanti capito, sono io dai, con come posso l'Isa. potrei dimagrire? Tutti, 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 Avremo tutti. bisogno tutti, dopo questo periodo di così, Lockdown, di pausa sì. forzata. A Ora o Mai Più invece sei subentrata dopo questo problema che aveva avuto la Donatella Milani e quindi noi siamo praticamente noi a Ora o Mai Più siamo entrate perché noi bazzichiamo un po' all'interno dietro le quinte, seguiamo un po' con un nostro amico dei Look e l'anno dopo, tu già non Sì. c'eri, l'anno proprio quando è rientrata la Donatella, quindi tu sei stata l'anno prima, quindi hai cantato, ti sei trovata Sì, di fronte. praticamente lei ha fatto una puntata, dopodiché ha avuto un problema, insomma, personale, per cui mi hanno chiamato il pomeriggio prima, Sì. intorno alle 5:30 di pomeriggio, così: senti, ma tu verresti a fare un programma così così così? Dico, ma quando? Domani? Come domani? Cioè, ma che cos'è? Che cos'è? Perché ancora non era andata in onda la trasmissione, per cui non sapevo neanche che cosa, com'era, come non era. Mi ha spiegato Sì. che avrei dovuto cantare una canzone, diciamo, mia. Allora questa cosa mi è molto piaciuta, dico, ma senta, no, quindi io praticamente sono andata solo perché sulla fiducia, perché loro sapevano, pensavano che potessi fare, entrare avendo insomma l'esperienza professionalità per entrare in un programma così a raso. Effettivamente, io sono arrivata la mattina, ho dovuto registrare le 3-4 cose, eccetera. Poi ho incontrato, sapendo che poi Palm, diciamo, Fossoleari era il coach, capirà, ero felicissima, perché Infatti. lo conosco da 30 anni praticamente, Fausto, ma al di là di quello, lo ammiro, e per me cantare con lui era favoloso. Anche se Francesca, devo dire la verità, quando ti abbiamo vista lì, noi ci siamo chiesti, cioè ci siamo detti che Francesca Lotta non doveva essere concorrente, ma doveva essere giudice. Una cosa. Perché c'è cioè, una Oh! coach, cioè ci siamo detti quelli, no, devo essere sincero, ci siamo detti proprio quello perché questa ora voglio abbracciarmi a una coach, cioè
tu hai avuto dei problemi seri nella tua vita che ti hanno anche un po' bloccata, no? per un periodo. Però al di là dei problemi, ho letto una delle tue interviste dove tu dici che forse anche magari il non far parte di quello che è il jet set, no? Che è uscire sempre, presentarsi alle serate, anche quello magari ha bloccato. Ora, sì, togliamo i seri problemi, che quello è altro. Sì. Però il fatto di non essere sempre presente a feste, no, per niente, dove, non mi sento, per niente. Ecco, per niente. Il non sorridere, tra virgolette, dico sorridere sempre, fare sempre il buon viso a cattivo gioco, perché in certe serate le diciamo conosciamo bene come sono. Non sono il tipo di frequentare le persone per interesse. Ecco, bravo, io quello volevo dire. Ecco, ecco. Ti ha bloccato un po' quello, secondo te? Cioè, nel senso... Beh, cioè, è quello, perché appunto noi di serate non essendo mondana, magari tante volte magari si dimenticano che ci sei, ma anche io devo dire, io ci ho messo anche il mio, nel senso che comunque mi ero proprio fatta via, messa da una parte, non volevo con questi problemi, sì. Ecco, ho lasciato, sì. Questo, perciò anche questo messaggio lo vorrei dire a chi in questo momento invece si sente proprio giù, non lasciate che i problemi vi distruggano, vi abbattano, perché purtroppo i problemi ci sono sempre nella vita, quindi cercare sempre di trovare la forza di andare avanti, di superarli, perché io forse nel momento più drammatico della mia vita, quando ho avuto questo cancro che praticamente, insomma, per un pelo non ci lasciavo le penne, da lì ho avuto proprio una botta talmente forte che ho capito quanto la vita fosse preziosa, di quanto non valga la pena mai di star male per niente, per nessuna cosa, perché la vita è talmente meravigliosa comunque, perché io adesso la mattina mi alzo, la mattina dico che bello, un altro giorno che posso guardare, vivere, gustarmi le cose, i miei animaletti, la natura, il fatto che sono viva, il fatto che, sì, posso apprezzare ogni cosa. Io adesso non c'è cosa che io non viva intensamente, qualsiasi cosa, cioè che, ed è, ho capito una canzone nel nuovo disco, sì, che sarà, sì, non bisogna mai, bisogna andare sempre avanti a pugni chiusi, perché la vita ti pone sempre delle difficoltà. Ma se tu sei forte, c'è quel detto lì che dice: non importa quante volte cadi, ma quante volte ti rialzi. Ti rialzi. E io questo adesso sto facendo, mi rialzo, mi sono rialzata e adesso mi sento una rocca. Quindi se noi abbiamo la forza di capire che i problemi purtroppo fanno parte della vita e di non lasciare che loro questi problemi si sopraffagano in qualche modo, potremo vivere la nostra vita in una maniera diversa. Potremmo anche curare anche le positività, le cose belle, perché se noi siamo negativi, arrivano le negatività, quindi sorridiamo, gioiamo del fatto di essere vivi, che ogni giorno dobbiamo trovare almeno qualche motivo per dire che bello. Grazie. Belle ste parole. Belle ste parole. Svegliarci al mattino, sì, con questi pensieri. Con queste due parole, infatti. D'accordo con te. Sì. Sì, spero, brava, che qualcuno arrivare a... c'è qualcuno che mi sta seguendo, qualcuno degli alunni che in questo momento è in difficoltà. Sì, e... sì, stiamo leggendo. E quindi mi raccomando, era anche diretto in particolare a questa persona, ma sì, tutte le persone in questo momento stanno vivendo un momento difficile. Sì. Certo. Bene. Bene, io arrivo, faccio l'ultima domanda, poi passo la parola a Gioele, dove parliamo di Anima Mediterranea. Un disco dove tu canti sia in siciliano, sì, che la tua... No, non ce l'ho. Canti sia in siciliano che il tuo dialetto, ma canti bene anche in napoletano, che è, sì, il mio di dialetto, perché io sono napoletano. Quindi... Ah, sì, io sono di... vedi che parli bene, io sono di Ischia, quindi... Ischia, di Ischia, dell'isola di Ischia, quindi, però vivo in Piemonte, io vivo in Piemonte adesso da 16 anni col mio compagno, quindi siamo qua che dura 16 anni. Però certo, Ischia, mamma mia, le terme, sono andata lì tante volte anche con mamma.
Sì, e quindi ti parli bei canti benissimo. Grazie, da un campano mi fa veramente. No, ma canti bene, bene, bene. E non tutti sanno cantare bene. Non è facile. Non tutti. Grazie. È stata una sfida perché, ecco, allora io ho avuto la fortuna comunque di avere il mio ex marito che era di Torre Annunziata, quindi con la mia ex suocera, lui parlavo solo in napoletano perché io parlavo solo in napoletano. Si è allenata. Anche parlando questo, no? E quindi... Ed è stato bellissimo perché a me è sempre piaciuto il napoletano, ma poi c'era un periodo che poi quando pure mi arrabbiavo un po', parlavo napoletano, guarda, ma non mi cresce, capito? Prendi l'idea. Molto allegro. E poi praticamente con papà, questo è un disco che io, Anima Mediterranea, io vorrei farlo vedere però. Se riuscite a far vedere voi la copertina, perché ci tengo molto. Praticamente mio padre, certo, che avevamo con lui questo progetto, siccome era un grande tenore, di fare questo disco di canzoni antiche napoletane e siciliane insieme. Tra l'altro c'è pure una canzone con cui mio papà ha vinto nell'81 il Festival della Canzone Siciliana. E sono a chitarra mia, una canzone bellissima. Bello, bello. E allora dovevamo fare così. Purtroppo papà, quando è andato in pensione, che dovevamo iniziare a fare questo progetto, purtroppo è andato via nel giro di un tempo. Quindi non abbiamo avuto la possibilità di farlo. Io ho aspettato tanto tempo per cercare delle persone giuste e finalmente con Cristiano Viti, che è un grandissimo arrangiatore, abbiamo iniziato a fare questo progetto. Sono 16 brani, di cui uno mio che ho scritto io per dedicato a mio padre, che si chiama Amore Mio. Wow. Uno è quello di papà, che ha vinto il Festival della Canzone Siciliana, e poi ci sono tutte le canzoni classiche, Vi dormite ancora, di Siciliana, che è una canzone, tra l'altro ho fatto degli studi su tutti i brani, di come sono nati questi brani. E pensa che Vi dormite, anche dei racconti particolari, degli aneddoti, no? E Vi dormite ancora, per esempio, è stato scritto nei primi del Novecento. Sì. È un soldato siciliano, come sapete, nella prima guerra mondiale molti soldati purtroppo erano quasi tutti del sud, avevano assoldato questi ragazzi, certo, e uno di questi ragazzi soldati siciliani prese la chitarra a un certo punto, quindi si è suonato una pausa della guerra e a cantare Vi dormite ancora. Dall'altra parte c'erano gli austriaci che fecero un grandissimo applauso, ma grazie. Sta facendo vedere il disco, ma si vede male, Gioele, ti vedi pixellato. Si vede pixellato. Non importa. Così lo vedranno poi anche le case. Infatti. Ragazzi, Anima Mediterranea. Lo potranno anche chiusare sia su YouTube digitale terrestre, oppure direttamente da noi con dedica personalizzata su Instagram, su Facebook, troverete i numeri, il numero di Chicca. Sì, è un amore, l'amore mio. Molto carina. Sì. Allora, ora io passo la parola a Gioele. Ma scusa, ma c'è anche il nuovissimo di Non amarmi, con Aleandro in acustico. E tutti i sono in acustico, suonati in acustico. C'è anche il contrabbassista di Mina, praticamente, Massimo Morricone, che ha suonato praticamente in tutto il disco. Giuseppe Minici, Simone Federico Cipollone, 30 coristi. È stato un lavoro molto impegnativo. E comunque è veramente molto, molto particolare, molto bello. Bellissimo, complimenti. E continua a scrivere e continua a cantare, mi raccomando. Quindi, adesso lo dico io, lo diciamo noi a te, continua. Se non continuo vuol dire che non ci sono più. No, devi essere così, continua ad essere guerriera, quindi con la tua voce e la tua musica. Ora passo la parola a Gioele, che noi facciamo un gioco carino e lui ti spiega di cosa si tratta. Allora, Francesca, questo gioco consiste in ciò. Io ti leggerò ora un elenco di personaggi, di artisti che tu hai conosciuto molto bene, e tu ad ogni artista dovrai associare un aggettivo. La regola di questo gioco è che non puoi ripetere sempre lo stesso aggettivo, però puoi dire se ti va una volta
passo. Ok? Ok. Sì, l'avevo già visto quando vi ho seguito nella diretta con Ivan Costini. Ok, bravo, allora lo conosci già. Vado con il primo personaggio che è Amadeus. Oddio, come posso dire? Molto professionale. Ok. Molto forte. Una cantante anche con un grandissimo talento che abbiamo visto da pochissimo al Cantante Mascherato, Nietta. È molto dolce, molto carina, mi piace molto, mi è venuta a seguire anche quando ho fatto un come si chiama, un musical, è venuta apposta a seguirmi, molto carina. Molto bene. Il vincitore del 1992, di Sanremo 1992, della categoria Big, Luca Barbarossa. Ah, io lo seguo sempre in radio, è simpaticissimo, è anche un grande autore. Ok. Paolo Vallesi, La forza della vita. Beh, lui per me è storia perché conosciamo da sempre il giro di Beppe Dati, di Gazzi, io sono stata in giro fiorentino, quindi quasi contati tutti insieme, insomma. Che bel periodo quello. Sì, ho fatto tre suoi come corista, con visto che eravamo amici con Marco Masini. Sì, era veramente un momento molto... c'era tanto bello. Sì. Bene, proseguiamo con un'altra artista che noi amiamo moltissimo e che anche tu, Fiordaliso. Ah, amore mio. Lei è la mia amichetta. Pensa che noi abbiamo fatto Domenica insieme nel 93-94 e praticamente vivevamo nello stesso residence, un piano sopra, un piano sopra, cioè lo stesso appartamento, sì. un piano sopra. Eravamo 24 ore al giorno su potere insieme, perché come dicevamo prima si provava tantissimo, quindi lavoravamo tutta la settimana, dal lunedì tutti i giorni praticamente, perché c'è la domenica, c'è la trasmissione. Sì. E non abbiamo mai, ma dico mai avuto un piccolo problema, niente, anzi lei mi aiutava, perché sono molto brava con il look, non so, sono un disastro. E lei invece è stata brava, no? Allora, un volte mi battava, mi diceva: no, non ti stai, no, sei fasciura, mettiti così, mi prestava le sue cose, insomma, devo dire che insomma, è ancora oggi. Definiamola così. Ci vogliamo un bene veramente grande, un grande stima. Lei è anche umana, bravissima, anche quando si esibisce, poi dopo aspetta tutti. È un amore, sì. Io le voglio un grande. Grande Fiorda. Grande, grande, grande. Proseguiamo. Vai. Con colui che è diventato famoso per Brutta, Alessandro Canino. Guarda, troppo, è pure lui, è sempre nel giro di Bigazzi. Pensa che io ho fatto, lui ha fatto quel brano tu cuore, sei preoccupato. A un certo punto c'è tu, ecco, tu sono io. Sei tu, ecco. Sei tu la telefonista che occupava il telefono. La corrente. Ero lì che mi trovavo, dai, ci fai questa cosa così, sì, vai. Era che bello queste collaborazioni, ragazzi. Sì. Bellissime. Vado con colei che ha vinto la prima edizione di Ora o Mai Più, Lisa, oh mamma, che Lisa. Allora, con Lisa abbiamo, quando eravamo in trasmissione, non ci siamo molto diciamo frequentate. Però abbiamo fatto un concerto insieme a Durigo e ci siamo ritrovate lì. E lì ci siamo proprio adorate, ci siamo ammazzate dalle risate. Abbiamo fatto tutto un viaggio insieme, anche il rientro in aereo, tutto il tempo a ridere, perché la gente ha pensato che eravamo morti. Però ci siamo trovate così bene insieme.
Non so, infatti non vedo l'ora di rivederla, che poi questo lockdown, queste cose... No, questo lockdown ci ha ammazzato un po' tutti. Addirittura stavamo pensando di fare un progetto teatrale insieme. Perché lei ha una voce molto cristallina, molto bianca, è una voce un po' più soul, quindi sarebbe stata una bella combinazione. Bene. E lei era una mia ammiratrice addirittura quando un anno di noi era... È molto proprio piacere, che addirittura... Che bello. Sì, sì. Due quindi, bellissime voci. Speriamo due bellissime voci a teatro. Speriamo di essere ormai, cioè che si vada alla riapertura di tutto e così almeno ci si può andare avanti. Speriamo. Proseguiamo. Vai. Con Massimo di Cataldo. Ancora? Ancora tre. Massimo di Cataldo. Guarda, è un amore di persona. Con lui ho fatto da poco, lui fa un programma, diciamo, culinario, dove io sono andata a cucinare la pasta canciova, buonissima, con la siciliana, con le ottiche e il nostro estratto di pomodoro, e poi viene in qualche modo poi con la pangrattato costato messo sopra, è una cosa con cipolla. Wow, perfetto. Anche chef di Cataldo. È una persona molto dolce, molto tranquilla. Io almeno così l'ho conosciuto come una persona dolce. Sì. Vado ancora con Fausto Leali, che è stato il tuo coach. Lui, gli devi dire, lui è il mio amico. Cioè, sì. La voce soul, black, come piace a me. La voce splendida. Grintosa, mi fa impazzire. Purtroppo sono lontani, però chi lo sa. Bene, e termino con lui, non potevo non nominarlo, il grandissimo Aleandro Baldi. Lo speravo, che lui è Aleandro, il mio cucciolotto, è tenerone, è una persona profonda, una persona con tanto tanto sentimento, e poi simpatico da morire. Cioè, si ride insieme, è giocoso, vi racconto un piccolo episodio. Una volta eravamo a Palmi, quando avevo fatto un concerto lì, allora c'era un mare mosso, io avevo detto no, non vado, c'è il mare mosso, non ti preoccupare, sono io. Io ho fatto venire in bagno, e lui poi mi ha preso in braccio e mi ha portato su, cioè, incredibile. Cioè, ti giuro, no, pazzesco, no, è un uomo straordinario. Io, è quello veramente che bisogna capire, che molto spesso non sono i nostri problemi fisici, l'handicap vero è la nostra mente, è quella brava. È quello brava. Che dobbiamo dire, è vero. Il nostro problema che siamo noi stessi. No. Senti Francesca, io ho un nome, l'ultimo te lo faccio io, perché allora, chi è del nord come Gioele, quindi nata e cresciuta al nord, non sa come me del sud. C'è un cantante con cui hai collaborato che quando ha fatto una canzone al sud ha spaccato, come si suol dire, che è Federico Salvatore, con cui tu hai collaborato. Quando ha fatto quella canzone così al suo popolare, lui come... pure sì, lui era simpatico, vero? Lui era un tipo molto simpatico. Tu ti riferisci a quel disco che ho fatto dedicato alla a Federico Salvatore, diversi duetti anche con Demo Morselli, c'era Loredana Bertè, Demo Morselli, tutti, parlo di anni, un po' di anni. Il 97. Allora, diamo un po' spazio ora ai nostri ragazzi, amici. Dove c'è Anna? Allora, la prima ti faccio questa della tua cara amica Anna Peck.Anna, che dice: quali dei brani di Mina sentiresti più tuo? Oddio, non lo so. Come si chiama il titolo? Non me lo ricordo. Canticchiato. Vediamo se ci viene in mente. A me piace molto Mina, mi piace moltissimo, ma in questo momento non mi viene in mente. Il mio punto di riferimento è stato più Mia Martini, è sempre stato la, diciamo, proprio del cuore.
che tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere Mia Martini, perché era sempre protetta da Carlo Pigazzi, e quindi in quel periodo eravamo sempre insieme, ed era una persona dolcissima. Era veramente molto sola, molto, molto chiusa in se stessa, ma era una persona molto dolce. A numero uno. E quindi per me lei è sempre stata il mio mito, sempre, perché questa voce un po', e soprattutto una donna che ha vissuto le difficoltà della vita, una donna che raccontava in qualche modo cioè la sua storia. Ecco, mi affascina questo modo di forse un po' on the road, per intenderci. È vero. Una Sì. persona proprio, ecco, io amo quel genere molto di più, ecco, lo sento più mio. Sì. Molto bello. Allora, poi c'era. Qualcuno suggerisce se Aspetta, che telefonando gli c'era? Ecco, uomini non cambiano. infatti, allora Certo. c'è Nino, il nostro amico Nino. Amici C'è il nostro dell'universo. amico Nino, che lui è della Calabria, dice che lui è single, è giusto per farlo sapere, che tu sei bello e bravo, ma lui è single, Anch'io sono quindi single, va ecco, bene. vedi, Vabbè, perciò, quindi poi vedremo in seguito. allora, poi c'è Samuele, appunto, che dice non amore non ha se non è sesso, e l'amore non è se non ha sesso è amore. Poi sempre Anna che dice che sei una persona splendida, Kik che ti dice che ha un'anima splendida e sei la sua sorellina. Poi Amore. aspetta che c'era. Ah, ecco, Arianna Barile dice che tu non incanti solo con la tua voce quando canti, ma incanti per la persona che, anche per la persona che sei. Poi c'è Gianluca che ti ringrazia per il messaggio verso gli animali. C'era un messaggio che aveva letto che c'era una ragazza che ha scritto che durante il travaglio ascoltava le tue canzoni e sua figlia Grazie. Neanche io non leggo. ti riconosce, Samuele. Ecco, e dice che sua figlia, appunto, per questo motivo. Non Che personalmente, però presto. Samuele Giove, sì, mi ha raccontato, insomma, mi ha contattato, mi ha raccontato che appunto lei era travaglio con la mia musica. sì. Bellissimo, bellissimo. Nino dice ancora che quando canti gli dai la sensazione di Mariah Carey. Non so, qualcun altro ti ha fatto magari questa, cioè ti ha detto questa cosa? Forse chi mi ha seguito dal vivo, sì, magari mi ha sentito di più. Perché purtroppo devo dire ancora la verità, che forse in quest'ultimo CD è uscita fuori di più la mia voce, ma nei dischi prima ancora non ti sentiva, non ti percepiva quello che sono. Quindi forse Ecco. mi ha seguito anche dal vivo, quindi magari ha visto qualcosa più di me. Ok, Perché c'è stato il meet, un mucchio di persone, un Una mucchio di domanda molto commenti. carina di Vai. Poiana76, che dice: Francesca, secondo me tu canteresti benissimo la canzone Piccolo Uomo di Mia Martini che scrisse Bruno La Vespoli. cantavo, sì. Quella è Allora. un medley di canzoni dedicate proprio a Mia, in cui c'era anche il Piccolo Uomo, c'era Minuet, c'era l'universo, il bambino cambiano. Poi ho cantato anche, se forse si vanno a rivedere su la TV 2000, mi hanno fatto una trasmissione dedicata a Mia Martini e mi Ah, hanno chiamato per cantare i brani. bellissimo. Quindi andate a Bellissimo. vederla. Sì, Andate a rivedervi dopo. ragazzi. Sul mio canale YouTube, anzi, Sì. andate a iscrivere, per me è molto, molto importante, per noi Iscrivetevi tutti al Martini. canale YouTube di Francesca. Francesca. Sì, andate perché è molto importante per noi. Agli Certo. artisti in questo momento che non abbiamo veramente la possibilità di esibirci dal vivo, per noi è fondamentale avere il supporto dei nostri ammiratori nei social, nei canali YouTube, perché così possiamo crescere e avremo la possibilità di fare delle grandi cose appena le cose si sistemeranno, speriamo che. Sì. Allora, c'è, vabbè, Massimiliano Dutto dice che sei dolcissima, e sempre Samuela, in base al fatto che tu hai detto che coi look non sei brava, dice che anche vestita con stracci saresti bellissimo ugualmente. Molto carino. Quindi, Grazie, allora, questo è l'effetto, sicuramente. Alessio dice, meno male, quella volta
prima hai detto che tu non hai dato il meglio di te a non amarmi. Dice, meno male che non hai dato il meglio di te, altrimenti dove arrivavi? E lui, forse lui aveva scritto che aveva un problema, che era che non molla mai perché appunto è nel letto fermo e ha dei problemi fisici. È lui che aveva scritto così. Un abbraccio grandissimo. Grande, poi una sede, allora... Grazia dice, notar Nicola, Grazia dice che mancano i tuoi concerti. Enea che molto effettivamente tutti i concerti. Sì, torneranno, tutti, ragazzi, tutti torneranno. Noi ti aspettiamo in Piemonte. Non appena riprendono i concerti, Francesca, noi ti aspettiamo in Piemonte. Enea anche ti, che è un nostro amico, ti fa un mucchio di complimenti. Brava, bravissima, cuore d'oro, la tua voce come. Allora, Anna dice sempre, la sua voce è come il suono di uno Stradivari. Quindi... Amore, che bello! Bellissima! Allora, Nino, allora io non... G. Giulia Lotta. G. Giulia Lotta. Ah, ecco. Ci fai complimenti, grazie. Ci fai complimenti anche a noi, oltre che a te anche a noi. Lei grazie pensa mille. Che è cantante. Ah, e beh, anche non poteva non esserlo ormai. Certo. Lui ha studiato al conservatorio tanto, ed è una mia ammiratrice, anche questo mi fa, mi riempie di gioia. Che bello, che bello. Ti sia proprio, che, insomma, che crede tanto in te, mi fa molto, molto, molto che piacere. Bello. Tra l'altro lei mi sta dando una mano un po' su Instagram, perché come avete visto io magari metto la seconda, faccio un po' di teatro. Lei mi sta aiutando pure in questo, perché ha detto, tu c'è, non meriti di più, non guardi di più, che canti così bene. Quindi, ha ragione. Grazie amore mio, grazie Giulia per tutto l'affetto e per l'aiuto che mi stai dando, alla zia un po' boomer. Allora, aspetta che giunti Alessio, mi aveva scritto... arrivo, allora Francesca, allora c'è Gianluca che dice arrivo, Francesca, perché qui poi a un certo punto vanno via. Francesca, non solo a me, grazie, dice, non solo un'amica, ma anche una... Allora Francesca, dice Gianluca Zucchini, c'è un brano del tuo repertorio che non fu scelto come singolo e sul quale invece credevi molto? Questa è bella come domanda, eh? Sì. Il brano del mio repertorio come... ah. Ma no, in effetti no. A me Io però... e te piaceva tanto, Io e te a me piaceva tanto, il sì. Disco lì, la tua canzone non mi dispiaceva, sì, però, anzi. Che ancora io comincio a pensare adesso a quello che sarà, adesso, a quello che è adesso, da ora in poi Francesca la vedrete, mi vedrete in un altro modo. Con la voce matura, con una energia e soprattutto con le canzoni mie. Perché io noto questo. Quando tu scrivi le canzoni, te le scrivi da solo, le senti in una maniera diversa, cioè le canti in una maniera diversa. Perché è come se tu, chiaramente non essendo scrivendo testi, diciamo, per gli altri, eccetera, io scrivo quello che ho nel cuore, nell'anima, in quel momento, quello che mi... E quindi diciamo che tutta me stessa, il momento in cui canto, quello, tra l'altro le note che ho scelto io di fare, le note, sono, è una cosa che non si spiega, è una magia. Immagino. Possiamo solo immaginare noi. Noi possiamo solo immaginare, perché cioè, solo chi scrive, chi appunto ha questo talento, questa... È una cosa troppo bella, ragazzi. Io ti giuro, è come se stessi rinascendo adesso. Che bello. Noi siamo felici perché appunto noi siamo contenti perché, come dicevo prima, adesso vengono presi e messi lì. E non, cioè, mi permetto, cioè, ripeto, io non voglio offendere o giudicare, dire, però il vero artista per noi sei tu, che hai sofferto dall'inizio alla fine, ma non sofferto a livello fisico, ma proprio perché, come dicevi, io a Roma ho comprato questo, brava, la famosa gavetta, e quindi per noi gli artisti sono quelli, siamo contenti, e siamo contenti, appunto, noi ringraziamo sempre gli artisti come te, che
ci fanno sognare, perché cioè, voi, come dici tu, noi, voi avete bisogno del pubblico di noi, ma noi abbiamo bisogno di voi, perché con le canzoni a noi aiutano, le vostre canzoni, la vostra musica, i vostri, cioè, se è un attore, il film, se è un, cioè, qualsiasi. Quindi grazie. Sì, la musica, grazie, diciamo che è la colonna sonora della vita, quindi ci ricordiamo tutti, no? Una canzone ci ricorda un periodo della nostra vita. Altro che. Una magia. Voglio dire, ringraziare tutti, veramente tutte le persone che mi seguono con amore, con affetto, perché mi sostengono tanto. Io anche a loro devo la forza che ho qui adesso. Grazie veramente alle dimostrazioni da parte di tutti. Per me è un grande onore e soprattutto mi danno la forza di continuare. Oggi come oggi, veramente con le difficoltà che magari sono tanti anni che non ho fatto, insomma, che successi ancora la gente mi segue con amore, come se ancora avessi un hit magari fuori, quindi significa che veramente c'è tanto amore. Non so come ringraziarvi tutti, posso ringraziarvi solo tutti, essendo presente in qualche modo. Sì. Tutti. Grazie a te. Anna dice che dovete cantare insieme. Anna dice che dovete cantare insieme. Gli uomini non cambiano un giorno. Mattia dice concerti che cantiamo insieme. Infatti. Mattia, tutti i concerti di Francesca. Tutti. Mattia ti chiede cosa ne pensi dei talent. Allora, io non sono contraria, perché danno un'opportunità ai giovani di farsi notare, per cui non è giusto, magari fossero stati anche nei miei tempi, diciamo. Prima, se non c'era un quarto giro che ho vinto, magari, però non è che ci fossero tantissime voci di vita. Per cui non sono contrario. L'unica cosa è che poverini li vedo magari un po' che li sfruttano proprio come limoni e poi magari l'unico problema è che magari danno un successo immediato, fortissimo, e molto spesso non sono preparati. Perché troppo giovani, magari non sono preparati a un'eventuale discesa, perché poi magari alcuni cadono nelle droghe o cadono in delle situazioni di depressione proprio totale, perché non preparati, non venendo dalla gavetta, non avendo fatto magari l'inizio, all'improvviso prendono così e poi in auge. Quello, ecco, magari io vorrei solo che non li sfruttassero, ma per quanto riguarda la possibilità, sono grandi opportunità per i giovani. Certo. Allora, vai, perché avevo Leonardo che diceva, secondo te, leggiamo ancora questa domanda, in questo momento è più bello apparire in TV con una nuova canzone o occuparti del sociale come stai facendo? Cioè, cosa ti appaga di più? Penso sia quello il senso della domanda. Cosa ti appaga di più? Cosa ti appaga di più? Io penso che una cosa non esclude l'altra, perché anzi... facendo una cosa che ti piace, che stando bene con te stesso, puoi donare anche il meglio di te. E oltretutto, se tu hai possibilità di fare arrivare il tuo messaggio più gente possibile, e più il tuo messaggio, la tua battaglia può avere possibilità di essere vinta. Quindi non credo che una cosa scusa l'altra. Ok, allora Gioele, vai. Ci sarebbe ancora una domanda che viene fatta da un personaggio un pochettino più cattivello di tutti gli altri, che si chiama Castigatore. Sentiamo se c'è Francesca. Buonasera, Francesca Alotta. Benvenuta. La nostra domanda di questa sera è la seguente: se dovessi partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo, con quale partner maschile ti piacerebbe duettare e con quale partner femminile non duetteresti mai?
Questa è cattiva, però. Cattivo questo signore. Vabbè, questa iniziamo dal partner maschile con cui faresti un duetto per Sanremo 2022. Beh, a parte con Aleandro, chiaramente con Aleandro sì, sicuramente. Dai, sì. Togliamo Aleandro, che sappiamo che nel tuo cuore che vorresti sempre cantare con lui. Se fosse un altro, chi sarebbe? Oddio, in questo momento ho un attimo di cosa. Ti chiama il cantante 5 giorni che tu pensi. Ah, Zarrillo. Con Michele Zarrillo. Beh, lui è grandissimo. Brava, brava. Il Zarrillo mi piacerebbe tantissimo. Molto bravo. E con chi non duetteresti mai come donna? Di donne. Non duetterei mai con una... non posso fare nomi perché non mi piace. Dici le canzoni. Dici le canzoni. Dici la canzone. Che è una in generale. Con le artiste che non sono vere, che sono belle persone. Ok. Non riuscirò mai a cantare con qualcuno che non stimo. Perfetto. A me piace moltissimo un tuo duetto con Fiordaliso. C'è un brano che abbiamo fatto insieme viaggiando, che era la sigla. Non ricordo. È stata la sigla di Domenica Ine, che non mi ricordo. Secondo disco, vuole uno nuovo, lancio la proposta. Infatti. Senti, Francesca, magari. Tutti all'inizio che ci siamo collegati facevano la stessa domanda che non abbiamo letto, ma ci accenni un pezzo di Non amarmi. Oh, si è cantato voi però, eh? No, ma io non canto, io sono suonato come una campana, eh? Cioè, io non so se prendiamo la tonalità giusta, però. Infatti. Di miseria piangi, di felicità, è perché non mangi, ora non mi va. Dimmi perché stringi, forte le mie mani, e con i tuoi pensieri ti allontani. Non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso. Non credi che sia giusto stare insieme senza sentirmi male. Brava, 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 brava. Brava. Brividi, scrivono. Che bello, però che... Francesca, per me un piccolo accenno di dell'altra di un anno di noi. Mi confondo, sì, un anno di noi. Ma anche l'accenno che dici un anno di te, un anno di te. È un anno impossibile, difficile, caro. Ma lo rivedrai. È un anno di te, è un anno di me, è un anno di me. Strepitosa. Ragazzi, grazie, non è facile così. Appunto, non è facile, grazie. Noi abbiamo trascorso un'ora e mezza insieme, Francesca. Non sappiamo come ringraziarti. Non sappiamo come ringraziarti, come dirti grazie, è stato bellissimo. Per noi è stato un altro sogno che si realizza, perché avevi un sogno realizzato questo. Tutte le volte, grazie. Per me, quando vi ho seguiti prima di... è stato proprio piacevole seguire, grazie mille. Io volevo concludere per dirti, Francesca, tu nella tua vita hai avuto dei momenti difficili. Sei forte, sei una guerriera, continua così e devi essere sempre e solo strepitosa come sono stati tutti i tuoi Sanremo. Speriamo che riusciamo ad andare a portare qualcosa di e ci vedremo, perché noi siamo un po' nella macchina Sanremo e sicuramente ci vedremo e ti saluteremo dal vivo. Saremo con te. Grazie. Francesca, signore e signori, Francesca Lotta è stata con noi. Grazie ancora. Ciao, grazie mille, buona serata e alla prossima. Grazie.
Ciao, 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 ciao. Francesca, ciao. Devi schiacciare in alto a destra, Francesca. C'è una la X. Grazie. Grazie. Grazie ancora. Signor Raffaele, io saluto tutti. Vi diamo anch'io appuntamento a domani sera alle 21:30 con la nostra diretta. Domani parleremo sempre di televisione, ci sarà un ospite, seguite le nostre storie. Grazie ancora a tutti, buona grazie, serata a tutti. Grazie, grazie. E seguite Gioele che si salverà la diretta. Grazie certo ancora a Francesca che è stata strepitosa. Grazie, grazie, grazie a tutti ancora voi. Grazie ancora Francesca Lotta. Ciao a tutti ragazzi, grazie. Grazie. Ciao.